Salve a tutti ragazzi, sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Nell'episodio di oggi esploreremo Celestopoli e affronteremo Misty, la seconda capopalestra. Iniziamo! Dunque ragazzi, eccoci qui al percorso 4, appena usciti dal Monte Luna. Come vi ho detto nell'altro episodio, una volta conclusa la puntata, una volta concluso il precedente episodio, sono rientrato nel Monte Luna e ho catturato certamente Onix, non potevo farmelo sfuggire, e poi ho catturato anche Clefable e il mio Pidgey si è evoluto in Pidgeotto. Ok, detto questo, che era una cosa che non potevo lasciare assolutamente indietro, possiamo adesso proseguire verso Celestopoli, giusto facendo un giro veloce qui nel percorso 4 a prendere tutto quello che ci può essere più utile. Ho visto che ci sono qua e là degli oggetti da prendere. Qui c'è senz'altro qualcosa, delle Pokéball, ottime, ci servono assolutamente. Da qui si scende. Oh, Pidgeotto ha trovato qualcosa. Bravo Pidgeotto, che fai? Oddio, lo sto facendo smaterializzare di continuo. Vai Pidgeotto, ce la puoi fare. Magari senza andare di contro. Bravissimo Pidgeotto, ha trovato qualcosa. Una bacca lampone, servono sempre. Anzi, in realtà ce ne servirebbero in più, perché come abbiamo visto nel precedente episodio, sta diventando sempre più difficile catturare i Pokémon. Si muovono, quindi servirebbero le banane. E poi dopo... sono diciamo forti e quindi non si fanno catturare facilmente. Il cerchio in certi casi, come abbiamo visto, è addirittura rosso, quindi impossibile, insomma molto difficile catturarli, si sprecano un sacco di Pokéball. Dunque Pokémon interessanti qui non ce ne dovrebbero essere poi chissà quanti, visto che c'è Monkey, Sandshrew già visti, Rattata non ne parliamo neanche. Ok, quindi possiamo proseguire. C'è un Monkey che si aggira da qua e là. Qui c'è un altro oggetto, ragazzi, 5 Megaball che sono utilissime. Sono costosissime, sono difficili da trovare e sono utilissime. Eccoci a Celestopoli. Ok, parliamo un po' in giro con la gente. Vicino al Pokémon Market è cresciuto un albero che impedisce di andare dall'altra parte. Credo che ci sia anche un'altra strada comunque. Più che chiaro. Entriamo qui dentro. Ok, qui c'è un Bulbasaur con la sua padrona, con la sua allenatrice. Io mi prendo cura dei Pokémon feriti. Questo Bulbasaur ormai si è rivisto del tutto, quindi vorrei affidarlo ad un allenatore che ha catturato molti Pokémon, una persona fidata. Vediamo, siamo noi. Dimmi un po', quanti Pokémon hai catturato finora? Oh, ne hai catturati 66, incredibile. Che ne dici di prendere tu questo Bulbasaur? Why not? Allora lo affido. Allora te lo affido, trattalo bene, mi raccomando. Grande, riceve Bulbasaur. Ok ragazzi, quindi se voi diversamente da me non avete trovato Bulbasaur al Bosco Smeraldo, potete ottenerlo qui a Celestopoli entrando in questa casa e parlando con questa qui. Ok, perfetto, benissimo. E abbiamo preso un altro Bulbasaur che fa sempre comodo. Cos'altro? Entriamo qui. Informazioni utili, solo gli allenatori più abili sono in grado di aggiudicarsi delle medaglie, info sulle medaglie varie. Vedo che anche tu ne hai, io so un sacco di cose sulle medaglie, vuoi che condivide con te il mio sapere? No, please, no, torna quando vuoi, non voglio perdere tempo a parlare 3 ore con questo signore. Possiamo passare dall'altra parte, attraverso la sua casa. Qui dietro ci sarà sicuramente qualcosa, benissimo. Una caramella rara, perfetto. Ok, usciamo dall'altra parte. Benone. Se avete voglia di stare a sentire quello che ha da dire sulle medaglie, a vostra discrezione. Io, sinceramente, ne faccio volentieri a meno. Una signora con un Onix enorme in casa. Incredibile. Questo è il mio Nixino. Bah, Nixino non direi, Nixone forse. Siamo sempre assieme, ma ogni volta che entriamo in un Pokémon Market ci fermano. Però lui è un Pokémon educatissimo, eh? Pensa che quando si accorge che non c'è abbastanza spazio se ne torna da solo nella sua Pokéball. Beh, normale che sia così.
Anche io in realtà ho un Nixino, un Nixone, anzi non appena avremo la possibilità vi farò vedere anche come si fa a cavalcarlo. Ma guardate chi c'è! Favolosa, parliamole. Le persone che vivono qui sono state derubate. Stando ai testimoni oculari, i colpevoli sono dei membri del Team Rocket. Io me ne sto qui di guardia per proteggere le vittime di questo crimine. Insomma, di qui non si passa. Non farò entrare nemmeno un rattata. Ok, perfetto. Bellissimo, modello bellissimo. Io non mi stancherò mai di dirlo. Questo gioco, secondo me, è fatto super bene. Pikachu vede qualcosa. La fontana. Credo sia attirato dall'acqua. Ragazza, cosa dice? Conosci la leggenda della fontana di Celestopoli? Si dice che se una persona e un Pokémon lanciano una moneta nella fontana, il legame che le unisce si risalda. Rinsalda, cioè si fortifica. Ma facciamolo, l'acqua zampilla, vuoi lanciarci delle monete? Io ci lancio 50, perché ce ne dovrei lanciare 500? Non mi sembra proprio il caso. Pluff, 50 monete nella fontana. E Pikachu è super felice. Brufolo sembra felice. I miei brufoli, ragazzi, io ci tengo i miei brufoli. Ok, direi che 50 monete sono più che sufficienti per fare questa cosa. Guardate un enorme Electrode. Electrode, usa comete. Ah, no, non quella mossa, comete ho detto. Che difficile farsi dare retta dai Pokémon. Seguono gli ordini solo se il loro allenatore è bravo. Tipo me, per esempio. Entriamo in quest'altra casa. Oh, c'è un grassone. Grassone, cosa dici? Sapessi cos'è successo ai capelli del mio adorato Clefairy? L'ho accarezzato con entrambe le mani e gli è venuta un'acconciatura voluminosissima. Era proprio carino, poi però io l'ho rimessa a posto. Ok, io ancora, per fortuna, non ho idea di che cosa siano le acconciature. E spero che... spero di non averne mai un'idea, perché già i vestiti sono abbastanza ridicoli. Sottoporre il mio Pikachu anche alla tortura dell'acconciatura non mi sembra il caso. Oh oh oh, stai completando il Pokédex? Sembra divertente. Sì, lo è. Il signore che vive in quella casa colleziona biciclette da tutto il mondo. Bene ragazzi, entriamo nel negozio di biciclette, nel famoso negozio di biciclette. Parliamo un po' con gli altri. Mi piace viaggiare in groppa ai Pokémon, ma anche andare in bicicletta è forte. Eh sì, sarebbe forte. L'esperto di bici è simpatico e mi fa piacere che mi faccia vedere le sue bici rare, ma è talmente appassionato che quando inizia a parlare non la smette più. Vediamo se è veramente così. Hai visto che spettacolo la mia collezione di biciclette? No, non te le posso prestare, però puoi ammirarle quando vuoi. Quindi non gliene frega assolutamente nulla. Una bicicletta sfavillante, sembra costosissima. Ah, quindi guardate questa bicicletta sul muro, pare succeda qualcosa, fatelo anche voi. Ti interessa quella bicicletta? Sì, la vorrei. Le biciclette semplici sono proprio le migliori, sai, quello è un modello che andava molto qualche tempo fa. Il colore brillante del telaio. La bicicletta semplicissima sta iniziando a parlare a raffica e a vanvera, come ci aveva detto la ragazza. E quindi ha parlato decisamente troppo. Ho visto che spettacolo la mia collezione di biciclette, no, non te le posso prestare, bla bla bla. Ok, quindi vediamo i modelli semplici, sembra sempre... Ok, quindi lui quando guardiamo le biciclette, lui ci descrive il modello. Bici da cross, sì, mi interessa, perfetto, ciclisti ribelli, è davvero unica del suo genere. Questo è un sacco di cobrazie, cioè bla 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 bla, inizia a farfugliare tantissime cose. Guardiamo anche quest'altra. Una bicicletta sfavillante, sembra velocissima. Questa è una bici da corsa. Vuoi saperne di più? Indicare per le corse, la velocità e il punto di forza. Tra l'altro costruito materiale leggerissimo e speciale manubrio bla 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 bla. Ok. Sei la prima persona che abbia mai ascoltato tutti i miei discorsi sulle biciclette. Io non ho ascoltato proprio niente. Si vede che anche tu sei un appassionato. Tieni, ho un piccolo regalo per festeggiare la nuova amicizia. 5 squame cuore. Speravo mi desse la bici, ma come vedete non è così. Però controllate tutte le sue bici nel negozio per far succedere questa cosa e ottenere perlomeno delle squame cuore. Ok, perfetto. Entriamo al centro Pokémon adesso e andiamo a curare i nostri Pokémon, visto che ho PG8 avvelenato, Bulbasaur messo così e cos'ha.
non sono, diciamo, nelle migliori condizioni. Curiamo la nostra squadra. Ok, perfetto. Sono in perfetta forma. Torna quando vuoi. Parliamo con questa sorta di domatore. Cosa ci dice? Oh oh, il tuo Pikachu ha uno sguardo davvero intenso. Sento che potrebbe essere il Pokémon adatto per imparare una meravigliosa mossa di mia creazione. Che ne dici? Vuoi che gli insegni una mossa meravigliosa? Sprintaboom? Solo Sprintaboom? Brufolo vorrebbe imparare Sprintaboom. Vuoi che dimentichi qualcosa? Sì, vai, vediamo questo Sprintaboom. È di tipo elettrico oltretutto. Attacco rapido, doppio team. Ma io direi al posto di doppio team, ma sti cavoli, aumentare la nostra evasione, non credo ci serva. Sprintaboom, la proveremo senz'altro. Mi raccomando, fa sì che il rapporto tra te e i tuoi Pokémon sia sempre meraviglioso. Ottimo, quindi questo qui ci insegna delle mosse. A tal proposito facciamo un attimo una modifica alla squadra. Ma no, lasciamo i Visaur davanti. Pikachu è troppo forte, ragazzi. Facendo scambi con gli amici puoi ottenere molte specie di Pokémon. Inoltre, lo sapevi che i Pokémon ricevuti tramite scambio crescono più velocemente? No, non lo sapevo. Questa è una notizia importante. Questo è un fissatore di mappe. Le mosse d'attacco possono essere fisiche o speciali. Se un Pokémon ha un attacco elevato è meglio fargli imparare delle mosse fisiche. Questa è una notizia interessante, ma noi lo sapevamo già. Ah, quel Bill farebbe di tutto per ottenere dei Pokémon rari. Bill. Chi è Bill? Hai mai sentito parlare di Bill? Tutti dicono che abbia la fissa dei Pokémon, ma io credo siano solo invidiosi. Ok, non fa altro che vantarsi dei suoi Pokémon, ma chi non lo farebbe? Io non mi vanto, eppure sono fortissimo. E tu? Ciao, credi di scambiare il tuo Rattata per il mio Rattata? Sì, lo facciamo, assolutamente. Che Rattata gli diamo? Gli diamo un infimo Rattata. Un infimo Rattata a livello 3. Ma sì, offri. Scambia. Come vedete, ragazzi, non so se avete fatto caso al modellino piccolino, ci sta per dare un Rattata di Alola. Che bello, dai, cominciamo. E guardiamo anche l'animazione dello scambio. Sta inviando Rattata. Ma bellissima, non l'avevo mai vista. È il primo scambio che facciamo. Quindi se scambieremo anche con i nostri amici in real life, l'animazione dovrebbe essere più o meno questa. Abbiamo ottenuto un Rattata di Alola. Abbi cura di Rattata. Certo, ne avrò cura, non ti preoccupare. Perfetto, un ottimo scambio. Sorpreso, il mio Rattata viene dalla regione di Alola. Alcuni Pokémon hanno una forma o persino un tipo differente a seconda della regione da cui provengono. Forte, vero? Fortissimo, non forte, fortissimo. Ok, ragazzi, direi che siamo pronti per andare ad affrontare Misty. I nostri Pokémon sono stati rimessi in sesto, quindi possiamo tuffarci nella palestra. Eccoci qua. Bellissima! Spettatori come al solito e un assetto tutto diverso. Ogni palestra ha la sua architettura caratteristica. Quella di Brock era una sorta di caverna rocciosa. Questa qui è, sembrerebbe, quella di Misty sembrerebbe essere una piscina. Sembrerebbe una piscina. Ehi, aspirante campione, Misty la capopalestra di Celestopoli è un'allenatrice davvero tosta. Accetterà la tua sfida solo se hai almeno un Pokémon di livello 15 o superiore. Mostrami un Pokémon di livello 15 o superiore e potrai entrare. Beh, qualsiasi direi. Perfetto, vedo che hai almeno un Pokémon di livello 15 o superiore. Beh, che aspetti allora? Forza, vai, metticela tutta. Ripeto, ragazzi, questa cosa non è che io la preferisca tanto. Nel senso, preferisco un gioco che mi faccia sbagliare piuttosto uno che mi guidi così in maniera insistente. Nel senso, mi vogliono far capire troppe cose. Sarebbe meglio doverle scoprire da soli. Vabbè, comunque, sono come un'onda che ti travolgerà. Preparati alla potenza straripante del mio Pokémon. Voi ci credete? Io no, sinceramente. Silvia, bellezza. In bikini, attenzione. Golding. Bellissimo, è la prima volta che lo vedo. È la prima volta che vedo un Pokémon di tipo acqua. Credo di non sbagliarmi. Livello 18, cavolo, tosto, eh. Una bella frustata dovrebbe sistemare però le cose.
Quasi, quasi. Lui usa beccata, che è di tipo volante. È super efficace, infatti. Vabbè, comunque, noi sistemiamo tutto con un'altra frustata e la prima bellezza aiutante di Misty è andata. Ok, un sacco di punti esperienza. Hai sconfitto Silvia, bellezza. È affogata. Sono annegata in un bicchiere d'acqua. Esatto. Ok, proseguiamo. Ce n'è ancora un'altra. Un'altra bellezza, una piroetta, un tuffo carpiato. Ora te vedrai con me. Ammira il fascino cristallino della mia lotta. Vediamo che sai fare. E vediamo quale nome strano anche tu avrai. Violet, bellezza. Beh, direi non è tanto strano come nome. Shelder. No, vabbè ragazzi, quanto è bello. Bellissimo. Ivysaur, conto su di te, spaccalo. Spacchiamolo. Io per divertimento, ragazzi, gli farei un parassisieme. Ha evitato l'attacco, maledetto. Che ha fatto? Era pistola acqua questo. Che animazione strana. Gli rifacciamo parassisieme? Gelo scheggia, questo potrebbe far male. Ai, super efficace, perché di tipo ghiaccio. Parassisieme. Ok, così mettiamo in chiaro subito le cose. Perfetto, ci curiamo un po'. Lottiamo e frustata e speriamo. Eh no, lui ci fa parecchio male. Non ci voleva proprio un tipo ghiaccio. Frustata. Sarebbero bastati due colpi, eh. Ivysaur si rimette un po' in sesto. Ok. Con il suo parassisieme. Però se lui ci fa un altro gelo scheggia. Siamo stati più veloci noi, grandissimi. Ok, perfetto. Bye bye, Shelder. Bellissimo comunque. Li vorrei tutti questi qui, di tipo acqua. Ok, perfetto. Geodude livello 13. Ho messo qualche Pokémon di tipo roccia in squadra, prevedendo di averne bisogno a breve, eh? Faccio acqua da tutte le parti, poverina. Ok, che si fa? Lo curiamo Ivysaur? Direi proprio di sì. Pozione, siamo pronti con rimedi. Pozione, Ivysaur. Ivysaur. Ok. Avanti un'altra. Avanti un'altra. Sempre un carpiato. Bellissimi i tuffi, tra l'altro. Niente male come animazione anche questa. Hai visto il tuffo che ho appena fatto? Eh sì, stavo dicendo proprio questo. Ammettilo, è roba da medaglia d'oro, no? No, è roba da medaglia che Misty darà a me, cara mia. Allora, Margi, ecco. Da non confondere con Marci, attenzione, per i fan del mio canale. Seal. Bellissimo. Ivysaur, conto su di te. Anche questo qui potrebbe farci mosse di tipo ghiaccio e potrebbe metterci in difficoltà. Cerchiamo di sistemarlo con un paio di frustate. Botti in testa, ci sta bene, ci sta bene. Adesso utilizziamo un'altra frustata e abbiamo sistemato anche Seal. Perfettissimo. Ok. Bisciottate, tutte le bellezze di questa palestra sono state bisciottate. Abbiamo sconfitto Margi. Puff, la medaglia d'oro sarà merito dei tuoi Pokémon. Esattamente, abbiamo subito messo in chiaro come devono andare le cose. E direi che siamo pronti per avventarci su Misty, ragazzi. Bellissima. Cioè, dopo Brock non potevano fare di meglio, si sono superati anche con questo modello coloratissimo. Fedelissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Ehi tu, qual è la tua strategia di lotta? Io con i miei Pokémon di tipo acqua adotto una strategia molto semplice. Attacco, attacco e di nuovo attacco. Forza allora, Misty la capopalestra più bella del mondo è pronta a lottare contro di te. Anche la più modesta del mondo, sembrerebbe. Sei pronto? Cominciamo! Guardate che posa che ha assunto! Grandissima, si è messa in posa come se fosse Daniel San.
Karate Kid. Sei pronto? Cominciamo. Ok. Cominciamo. Misty, capo palestra. Sempre lì con la posa, dell'airone, sempre in posa come un airone. Vediamo chi manda in campo. Psyduck. No, no, vabbè, guardate quanto è bello. È bellissimo. Ok, Psyduck, vediamo come ti dobbiamo sistemare. Gli facciamo un parassiseme? Sì, glielo facciamo. E come? È pieno di semi. Confusione. E mi ha pure confuso. Ok. Dunque, io non credo che Ivysaur possa resistere a tanti altri colpi. Io gli farei una frustata e poi, ragazzi, sostituirei. Se parte, se frustata parte. Ok, è partito. Bene. E si è preso una bella botta anche lui. Lui usa confusione. Potrebbe essere un rischio. Cavolo, no, non ci voleva proprio un brutto colpo. Ma che fortuna. Proprio fortunato. Ok. Sistemiamo le cose con Brufolo. Dai, facciamo entrare Brufolo. Che tra l'altro ha anche imparato una nuova mossa e vorrei provarla. Peccato per Ivysaur, volevo che prendesse punti esperienza, mannaggia. Potremmo però fare una cosa, almeno prenderà i punti esperienza condivisi con un rivitalizzante. Vorrei fare così. Almeno condividerà i punti esperienza quando avremo vinto la lotta. Lui usa confusione. Vediamo come lo assorbe Brufolo. Benissimo. E non si è neanche confuso. Ed ha anche l'effetto del parassiseme di Ivysaur. Quindi recupera anche HP. Lottiamo e proviamo la nostra nuova mossa Sprintaboom. Ma è bellissima! Ma è bellissima! Ok, perfetto. Ed è anche fortissima, secondo me. Ho paura a farla sul prossimo perché non vorrei proprio one-shottarlo. Sarebbe troppo umiliante per Misty, che crede di essere fortissima. E Ivysaur ha preso anche i punti esperienza per essere entrato in campo per primo. Continuiamo a lottare. Manda Starmie! No, ma a me Starmie piace tantissimo, ragazzi. Vabbè, che attacco gli facciamo? Gli facciamo un tuono onda così per giocare. Paralizzato. Vediamo che riesce a fare. Non può agire. Mi dispiace, si è rimasta paralizzata. Gli facciamo una sprintaboom. Vediamo che effetto ha. Spero di non one shottarla, sarebbe troppo umiliante. Però l'animazione mi piace un sacco. Ok, non l'abbiamo one shottato. Però quasi. Pure brutto colpo, quindi ci è andata anche tanto bene. Oddio, che mossa è? Idro? Non ho letto, idrovampata, una cosa del genere. Ma non la conosco neanche. Mi ha fatto un danno strano e mi ha scottato. Bah, una scottatura ci siamo presi. Tuono shock e la chiudiamo qui, Misty. È stato uno scontro interessante. Ma purtroppo siamo ben attrezzati contro i tuoi Pokémon di tipo acqua. Bellissimo Starmie comunque. Un sacco di punti esperienza. E Ivysaur sale al 19, benissimo, abbiamo fatto benissimo a rivitalizzarlo. Onix sale a livello 9, speravo anche di più. Abbiamo sconfitto Misty, wow, sei troppo forte! Ma guardate quanto è bella Misty, quanto è bella, bellissima. Un sacco di soldoni per noi. E va bene, ti darò la medaglia cascata, che dimostrerà che mi hai sconfitto. Yes, dammi il 5, grande Pikachu, grande Brufolo, medaglia cascata. Con la medaglia cascata tutti i Pokémon fino a livello 30 ottenuti negli scambi seguiranno le tue indicazioni. Inoltre, tieni, ti do la mia MT preferita. Idrovampata, che è quella che ha usato contro di noi, niente male, quando avremo un Pokémon di tipo acqua ci sarà utile. Contiene Idrovampata, insegna ai tuoi Pokémon di tipo acqua, che non ho. Benissimo,
Pikachu vuole le solite coccole post vittoria. Euforico, euforico. Ok, Pikachu, basta, eh. Benissimo ragazzi, abbiamo attraversato il percorso 4, esplorato Celestopoli in lungo e in largo e sconfitto Misty, il secondo capopalestra. Direi che per oggi possiamo fermarci qui. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi dei commenti e spaccate quel pulsante like. Ciao!